Ciao a tutti amici e benvenuti a questa nuova puntata di Storia del Mondo, che ha un titolo senza dubbio interessante. La destra al potere, rischi per la democrazia? Punto di domanda. Perché questo titolo? Perché parlare ancora della destra italiana? Perché alcune settimane fa è uscito un pamphlet di Carlo Galli, un intellettuale, un docente universitario, esperto politologo, nonché ex deputato con partiti di sinistra e centrosinistra, comunque nella coalizione di centrosinistra. Questo pamphlet che vi mostro. Eccolo qua, Carlo Galli, la destra al potere, rischi per la democrazia. E io ho scimmiottato il titolo di questo libro per dedicare una live ancora a Fratelli d'Italia, che è finita nell'occhio del ciclone negli ultimi tempi. Non ho ancora parlato dell'inchiesta di Fanpage, quella su Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia che è entrato nell'occhio del ciclone per simpatie filofasciste, per simpatie fasciste, ma anche naziste, anche per simpatie che richiamavano addirittura al nazismo e al nazionalsocialismo di Adolf Hitler. Per non parlare poi di quello che è accaduto con la commemorazione della strage della stazione ferroviaria di Bologna il 2 di agosto del 1980, come ogni 2 agosto si ricordano le vittime di questa terribile strage e il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime ha attaccato il governo, sostenendo che le radici di questo governo, dell'attuale governo di destra, centrodestra, si troverebbero nel neofascismo, in quel neofascismo che è stato ritenuto da sentenza del tribunale responsabile della strage della stazione ferroviaria di Bologna. Con la loggia propaganda numero 2, la loggia P2, come mandante di questa strage, e guarda caso il presidente dell'associazione, che se non ricordo male si chiama Paolo Bolognesi, rincarava la dose sostenendo che questo governo sta realizzando in materia di giustizia e non solo il programma di rinascita nazionale o democratica, che era il programma della loggia P2. E apriti cielo, risposta della Meloni, piccata, eccetera. Però, prima di parlare dell'anniversario pochi giorni fa, non molti giorni fa, della strage di Bologna, della stazione ferroviaria di Bologna, volevo spendere 2 parole sul pamphlet di Carlo Galli, il quale praticamente intitola questo pamphlet in modo provocatorio: Con la destra al potere c'è un rischio per la democrazia italiana? E lui dice di no. E poi cerca di sviscerare Fratelli d'Italia, le sue politiche, la sua storia, le idee a cui si ispira, i programmi che vuole mettere in atto per stabilire se Fratelli d'Italia può essere considerato un partito fascista oppure no, oppure un partito meglio neofascista. E lui dice, conclude questa disamina, veramente la inizia, però questo inizio sta un po' di conclusione, di giudizio finale. Sostenendo che Fratelli d'Italia non è un partito fascista, ma non è neppure un partito antifascista, è un partito afascista. E questo perché, sebbene si sia allontanato dal fascismo, sia il fascismo regime, ma anche il fascismo movimento, sebbene abbia condannato gli aspetti più deprecabili del fascismo, quando si allea col nazismo, Shoah del popolo ebraico, l'olocausto del popolo ebraico, eccetera, fa ancora fatica a riconoscersi nell'antifascismo, fa ancora fatica a riconoscere come valore l'antifascismo. E per questo motivo lui dice: Fratelli d'Italia non è un partito fascista, ma non si può neppure dire un partito antifascista. E poi sostiene che Fratelli d'Italia sia una sorta di mix fra conservatorismo, populismo e neoliberismo in economia, una sorta di conservatorismo e populismo che si afferma in una fase che lui definisce post-liberal democratica, successiva alla liberal democrazia classica. Fratelli d'Italia, ci dice Carlo Galli, ha dimostrato che gli italiani, che l'Italia ancora voglia, ancora bisogno di politica, quando la storia sembrava finita, quando sembrava che la figura del partito tradizionale fosse tramontata in favore di un partito fluido, invece Fratelli d'Italia, che rappresenta ancora un partito classico, con la militanza, con i militanti, gli iscritti, i dirigenti di Fratelli d'Italia hanno proprio militato in passato nell'MSI, in Alleanza
Alleanza Nazionale e un partito che premia ancora la militanza, non peraltro Giorgia Meloni, come ho detto in altre occasioni, si può definire una militante che ce l'ha fatta, iscritta giovanissima al Fronte della Gioventù dopo l'assassinio di Paolo Borsellino, ha scalato tutta la gerarchia, ha fatto il cursus honorum, cominciando da consigliere provinciale nella provincia di Roma, poi diventata presidente nazionale di Azione Giovani al congresso di Viterbo del 2004, dopodiché è diventata deputato, vicepresidente della Camera dei Deputati, ministro della gioventù, ministro più giovane della storia repubblicana italiana, e poi è diventata leader di un partito, e poi è diventata prima donna a sedere nella poltrona di capo del governo, di presidente del Consiglio dei Ministri in Italia, nella Repubblica Italiana. E quindi si può dire che Giorgia Meloni, a differenza di altri politici, pensiamo a Berlusconi, che è stato un politico atipico, che non ha fatto militanza, che sì, aveva la tessera della P2, poi ne parleremo, ma che però veniva dal mondo degli affari, della politica e dell'imprenditoria, ha fin da giovanissima, fin da ragazzina, aveva l'età della mia nipotina più piccola, aderito al movimento giovanile dell'MSI e poi è diventata addirittura premier. E quindi dice Carlo Galli e Carlo, poi c'era Giorgio Galli, che era un politologo molto famoso, mancato non da molto, e Carlo Galli sostiene appunto che Fratelli d'Italia ha dimostrato a tutti quanti come ci sia ancora bisogno di politica e come ci sia ancora bisogno di partiti tradizionali veri e propri. Dopodiché Carlo Galli, secondo me, che è un intellettuale sicuramente valido, sicuramente istruito, colto, eccetera, commette un errore che è proprio di molti intellettuali di sinistra, e cioè lui dice: Fratelli d'Italia non può pretendere italiana si fondi sull'antitotalitarismo in via generale. E questo perché? Questo perché la nostra Costituzione si fonda sull'antifascismo. Ricordiamo che nel nostro paese ci furono tre grandi religioni laiche, dopo quella cattolica, quella della patria, quella del fascismo e poi quella dell'antifascismo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E la nostra Costituzione si fonda su valori antifascisti, tant'è vero che è stata modellata su valori antifascisti, ci dice Carlo Galli, e soprattutto, e questo lo dico io, la seconda parte della nostra Carta Costituzionale, che sceglie una Repubblica parlamentare, che vede la centralità del Parlamento e che mette il governo in secondo piano, l'esecutivo in secondo piano, per evitare che nel futuro si possa affermare un nuovo uomo forte, qual era stato Mussolini in passato, risente del clima in cui è stata redatta e in cui è stata approvata. E quindi dice Carlo Galli: è vero che l'Unione Europea ha condannato tutti i totalitarismi, quello fascista e quello comunista, perché comunque fanno parte dell'Unione Europea anche paesi che sono stati in passato governati da regimi dittatoriali e totalitari di stampo comunista barra bolscevico, ma per quanto concerne l'Italia, l'Italia non ha mai avuto una dittatura comunista che l'ha governata per decenni. L'Italia è stata governata per un ventennio e poi qualche anno in più la Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica di Salò, da una dittatura di tipo fascista. E quindi la nostra Costituzione non possiamo inventarci oggi che sia antifascista e anticomunista, perché i comunisti hanno partecipato alla sua redazione, hanno contribuito alla sua redazione, e quindi insieme ai liberali, insieme ai democristiani di Alcide De Gasperi, e quindi la Costituzione non può essere definita anticomunista. La Costituzione è antifascista e si fonda sull'antifascismo, sui valori, sulle regole e sui principi dell'antifascismo. Ora, e qui io apro necessariamente una parentesi e vi rimando alla mia live che ho fatto per commentare ciò che era accaduto dopo la polemica furibonda, perché la RAI avrebbe proibito a Antonio Scurati di leggere il suo monologo sul 25 aprile, sulla festa della liberazione, dove sicuramente diceva cose giuste ma attaccava frontalmente il governo, un po' come ha fatto adesso Paolo Bolognesi, che ha strumentalizzato un evento tragico della nostra storia per attaccare il governo. Non dimentichiamo che Paolo Bolognesi, come Carlo Galli, è comunque un uomo di sinistra, un intellettuale di sinistra, e che è stato deputato del Partito Democratico. Quindi chiaramente ha utilizzato con un attacco, secondo me scomposto, secondo me
non giusto, secondo me strumentale, che è andato contro gli interessi delle vittime della strage della piazza della stazione di Bologna, della stazione dei treni di Bologna e degli stessi familiari che aspettano ancora oggi un risarcimento per attaccare politicamente il governo, che è un suo nemico politico con il quale non condivide l'ideologia e non condivide i programmi. Però torniamo indietro. Torniamo al fatto che la nostra Costituzione italiana si fonderebbe sull'antifascismo e non può essere fondata, non possiamo pretendere che si fondi, come ci dice Carlo Galli nel suo libro, sull'antitotalitarismo. Allora, come vi dicevo, intanto vi preannuncio che il 23 agosto verrà mandata in onda una live, anche questa preregistrata, perché non riesco a farla in tempo reale, sul patto Molotov-Ribbentrop, di cui si è parlato tantissime volte nelle mie live, dove ho parlato della storia del nazismo, del comunismo, eccetera, ma non ho mai dedicato una live solo al patto Molotov-Ribbentrop, che risale al 23 agosto del 1939, pochi giorni prima del 1 settembre, quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale. E perché cito oggi il patto Molotov-Ribbentrop che venne stipulato tra 6 giorni nel 1939, un po' di anni fa per fortuna? Perché il patto Molotov-Ribbentrop dimostra come l'alleanza dei comunisti sovietici con gli angloamericani fu semplicemente tattica, fu un'alleanza dovuta al fatto che noi non siamo amici, ma abbiamo un nemico comune, cioè la Germania nazista, e quindi possiamo diventare amici, possiamo allearci quantomeno temporaneamente. Con il patto Molotov-Ribbentrop, poi lo spiegherò meglio fra qualche giorno, l'Unione Sovietica sposava una politica in tutto e per tutto analoga a quella nazionalsocialista, accettava la guerra di aggressione della Germania nazista alla Polonia, si annetteva parte della Polonia, invadeva i paesi baltici indipendenti annettendogli all'URSS, Lituania, Lettonia e Estonia, nonché poi si preparava ella stessa a iniziare una guerra di aggressione contro la Finlandia durante quel periodo storico che viene chiamato strana guerra. Non dimentichiamo che l'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale ha commesso gli stessi crimini del nazismo. Non ricordiamo l'eccidio di Katyn, che poi voleva imputare addirittura ai nazisti durante il processo di Norimberga, che ho già detto più volte, segnò la più grande vittoria del comunismo sovietico. Perché riuscì a far accusare e condannare i sovietici di quegli stessi reati e crimini che lei aveva commesso durante la Seconda Guerra Mondiale proprio. Per non parlare dell'antisemitismo, che era proprio anche di Stalin, che quando morì stava preparando, aveva architettato il complotto dei medici, o anche detto dei figli dei calci bianchi. Quindi, e non dimentichiamo che Palmiro Togliatti, che viene in Italia con la svolta di Salerno su ordine di Stalin, dichiarando una tregua istituzionale in base alla quale la forma istituzionale del paese, dell'Italia, si sarebbe decisa solamente dopo la fine della guerra, se fosse l'Italia sarebbe dovuta rimanere una monarchia oppure sarebbe dovuta diventare una repubblica. Ricordiamo che Togliatti, che aveva vissuto gli anni del fascismo in Unione Sovietica, che si trovava in Unione Sovietica durante le purghe di Stalin, chiaramente era un uomo di Stalin, era filo sovietico, era uno stalinista, e non dimentichiamo che quando nel febbraio del 1956, al 20° congresso del CUSE, Nikita Khrushchev enunciò il famoso rapporto segreto contro i crimini di Stalin, che denunciava i crimini di Stalin, venne pubblicato questo rapporto un po' su tutti i giornali del mondo, ma l'Unità non lo pubblicò. Non dimentichiamo che nel 1956 Togliatti appoggiava la repressione della rivoluzione anticomunista di Budapest in Ungheria. E quindi chiaramente questo era il comunismo che partecipò alla stesura della nostra carta costituzionale, ed è questo il comunismo che non possono accettare, che non può accettare la maggior parte del ceto medio italiano, della borghesia moderata italiana, delle partite IVA, dei padroncini, eccetera. Ed è per questo che, se è vero che per contingenze storiche, per motivazioni di carattere storico, la nostra Costituzione è stata fondata sull'antifascismo, sui valori dell'antifascismo, che la sua seconda parte è stata, diciamo, redatta, è stata ideata cercando di limitare il potere dell'esecutivo, che tanti guai aveva provocato prima con il fascismo, per cercare di dare una centralità nel nostro paese al Parlamento. E tra l'altro,
Carlo Galli nel suo pamphlet critica la scelta di Giorgia Meloni di potenziare il potere esecutivo, di potenziare, prima si parlava di presidenzialismo e adesso invece di premierato del cosiddetto sindaco d'Italia. E lui ritiene che questa scelta, che una forza, un premier eletto direttamente dai cittadini, depotenzierebbe la figura del capo dello Stato e ridurrebbe il Parlamento a una sorta di diciamo macchina del sì rispetto ai disegni di legge governativi e praticamente darebbe un potere grandissimo al Premier. Ora, mentre lui si dice preferirebbe una sorta di riforma basata sul cancellierato tedesco. E vuole sempre Carlo Galli far vedere in questa forma di elezione diretta del Premier, del capo del governo, una sorta di diciamo revanchismo fascista o comunque, forse non ho usato la parola giusta, una sorta di retaggio delle idee autoritarie del fascismo, e cioè l'elezione diretta del Premier, il potenziamento dei poteri dell'esecutivo, dice Carlo Galli nel suo pamphlet, porterebbe la nostra democrazia a diventare senza dubbio alcuno più autoritaria. Ora, io non concordo assolutamente con questo, perché si parla da anni della riforma della seconda parte della nostra Carta Costituzionale, e tant'è vero che ci hanno provato nel 2006, ci ha provato il centrodestra con Silvio Berlusconi, ci ha provato nel 2016 Matteo Renzi con un governo di sinistra, anche se era molto liberale, una sinistra libera alla Barack Obama, all'Obama, e adesso ci sta riprovando Giorgia Meloni, che parte dal presidenzialismo, che partiva quantomeno dal presidenzialismo per arrivare al sindaco d'Italia, che è quello che secondo me l'Italia avrebbe bisogno. La nostra Carta Costituzionale sceglie una repubblica parlamentare. E tra l'altro viene poi approvato inizialmente per legge del Parlamento, una legge proporzionale praticamente pura che consente anche ai partiti che hanno un consenso minimo di avere una minima rappresentanza in Parlamento per dare voce a tutti, per dare voce a chiunque, proprio perché si veniva da un periodo storico, da un momento storico in cui aveva voce solamente il partito dominante. In Italia c'era un solo partito, c'era il partito unico, e quindi si voleva rompere con il passato in modo definitivo per arrivare a un'Italia veramente democratica, veramente libera, basata e fondata sul multipartitismo e sul pluripartitismo. Però, fermo restando, oggi non siamo più nel 1946, siamo nel 2024. E se la Carta Costituzionale italiana, che si divide in due parti, e la prima parte che riguarda i diritti dei cittadini è molto valida, deve essere confermata, ma anzi ampliata con i nuovi diritti che vengano a sorgere, che si sono manifestati, la cui necessità della loro affermazione, della loro proclamazione è dovuta all'evoluzione scientifica della società, all'affermarsi di internet, eccetera, dei social network imperanti oggi, la seconda parte deve essere chiaramente riformulata, deve essere chiaramente rivista. E in Italia, l'Italia è l'unico paese in cui abbiamo un bicameralismo perfetto, dove il governo deve avere la fiducia di entrambe le camere e dove una legge per entrare in vigore e essere promulgata prima dal capo dello Stato deve essere approvata nel medesimo testo, tanto dal Senato quanto dalla Camera dei Deputati. In Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti d'America, ci sono due camere, ma non c'è un bicameralismo perfetto. Ed è per questo che bisogna superare il bicameralismo perfetto. Ed è per questo che dobbiamo dare al governo maggiori poteri, perché il 2024, il XXI secolo, prevede nuove sfide che richiedono, ovviamente, che ci richiedono un governo più forte, un governo, più incisivo, che il Premier deve avere la possibilità di realizzare il suo programma. Questo non vuole dire che se viene eletto allora diventa un monarca, diventa un autocrate, instaura una democrazia autoritaria. Questo vuol dire che l'Italia ha bisogno di un governo che resta in carica 5 anni, che può essere di centrodestra, di centrosinistra, e che possa realizzare il suo programma senza sottostare a continui cavilli, a continui ostacoli, soprattutto che in passato soprattutto venivano opposti da partiti minoritari. Ricordo l'Udeo di Mastella, che con un consenso minimo influenzava il governo di centrosinistra di Romano Prodi. E
E quindi io ritengo che sia una riforma buona e tra l'altro però, visto che bisogna essere obiettivi, la stessa Meloni che in una recente intervista a un noto quotidiano italiano ha detto che c'è chi non vuole riforme, c'è chi vuole rimanere allo status quo, c'è chi non vuole l'elezione diretta del capo del governo, però a questo punto non posso fare a meno di evidenziare che 8 anni fa la stessa Giorgia Meloni, come Fratelli d'Italia, osteggiava tremendamente la riforma di Matteo Renzi, che era molto simile alla sua. Anche lui prevedeva una sorta di potenziamento del potere esecutivo, di dare maggiori poteri all'esecutivo e di superare il bicameralismo perfetto. E lei la osteggiava con tutto il centrodestra, che oggi invece vuole questa riforma perché? Perché riteneva che si sarebbe passati ad una democrazia autoritaria, ad una deriva autoritaria nel nostro paese. E quindi quando c'era il governo Renzi non andava bene, ora che ce l'hai al governo va bene. Sono le ipocrisie, sono le idiozie della nostra politica. Purtroppo, io sono da anni favorevole a una riforma della seconda parte della nostra Carta Costituzionale e se si andrà a un referendum confermativo, approvativo di legge costituzionale, come parrebbe si andrà di nuovo per la terza volta, io per la terza volta voterò sì, voglio che venga approvata questa riforma, però io non posso spendere parole buone per i nostri politici che sostengono riforme a seconda delle loro convenienze o che magari ne osteggiano una riforma che è positiva come quella di Renzi solo perché non sono loro a proporla e non sono loro al governo. Renzi ha già fatto sapere in passato che è disposto a collaborare per le riforme e che non farà alla Meloni ciò che la Meloni ha fatto a lui. E questo, tanto di cappello, chapeau a Matteo Renzi, sebbene abbia commesso anche lui diversi errori, eccetera. Molti errori, anche più di uno. Però, sebbene sia, secondo me, forse da un punto di vista politico, il politico migliore che abbiamo, e questo può essere non sempre un complimento nell'ambito di una democrazia parlamentare. Bisogna superare il parlamentarismo puro per giungere a un esecutivo che può realizzare che può il suo programma di governo, il suo progetto di governo, che non deve sempre ricorrere a mettere la questione di fiducia su una legge per impedire che venga sabotata, boicottata con continui emendamenti delle opposizioni, a un governo che non deve sempre procedere con la decretazione di urgenza per realizzare il suo programma, anche forzando l'istituto del decreto legge che prevede la nostra Costituzione, che prevede la nostra Carta Costituzionale. E ci sono, c'è una parte della sinistra, una parte di intellettuali di sinistra come Carlo Galli che continuano a osteggiare questa riforma. Io spero che sia veramente la volta buona, anche perché ci vuole un governo forte perché l'Italia, che sia governata a destra, che sia governata a sinistra, possa far valere la sua voce in Europa, possa contare di più in Europa, possa contare di più nelle crisi internazionali. E con riferimento invece alla polemica che è sorta terribile il 2 di agosto di quest'anno, quando Paolo Bolognesi, il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna, voglio spendere due parole, perché si è trattato di un discorso, quello di Paolo Bolognesi, partigiano, di un militante politico, che strumentalizza un evento e una ricorrenza così grave per fare politica e per attaccare il governo. E se il monologo di Scurati, sotto un certo punto di vista, poteva essere più azzeccato, poteva avere un valore diverso, perché comunque il governo attuale ha dei problemi con l'antifascismo, soprattutto Fratelli d'Italia e Lega, ha dei problemi a riconoscersi nell'antifascismo e a condannare il fascismo e ad elogiare contemporaneamente l'antifascismo. Ciò che ha detto Paolo Bolognesi è veramente strumentale, perché attaccare il governo sostenendo che evidenziando giustamente che in base a ciò che hanno stabilito le sentenze dell'autorità giudiziaria, la matrice dell'attentato di Bologna è una matrice neofascista. Sono stati condannati, tra l'altro, i leader dei NAR, Valerio Giusto Fioravanti e Francesca Mambro. E poi i mandanti, parrebbe che il mandante sia la loggia propaganda numero 2 di Licio Gelli. E dice Paolo Bolognesi, questo governo ha le sue radici in quel neofascismo, deriva da quel neofascismo che ha organizzato e portato in essere la strage di Bologna e sta realizzando il programma della loggia P2 che è stata la mandante di quella strage. Ora,
qui si tratta, a mio modo di vedere, di un attacco politico e strumentale che distoglie l'attenzione dell'opinione pubblica da quello che era invece l'evento che deve essere commemorato. E è inevitabile. Io premetto che non ho votato Fratelli d'Italia, che non sono un supporter e un sostenitore di Giorgia Meloni, però cerco sempre di essere obiettivo, sono un liberale che guarda a destra per l'economia e a sinistra per i diritti civili, però chiaramente davanti a un attacco così scomposto e così sconsiderato non potevo non dire qualche parola. Tra l'altro ha ben detto il politologo Giovanni Orsina, già autore di un saggio molto interessante, Il Berlusconismo nella storia d'Italia, quando critica fortemente l'intervento di Paolo Bolognesi, dicendo che il suo antifascismo radicale è deleterio per lo stesso antifascismo, per la stessa causa dell'antifascismo, perché Giorgia Meloni non poteva rispondere diversamente da come poi ha risposto. E allora, la loggia P2 fu veramente mandante della frase di Bologna. Beh, la loggia propaganda numero 2 è una loggia massonica che nace molto prima di Licio Gelli come loggia coperta. Erano logge massoniche coperte quelle logge a cui ci scrivevano generali, magistrati, politici importanti che volevano affiliarsi al Grande Oriente d'Italia, ma che volevano mantenere segreta la loro affiliazione. Questo perché se nelle logge non coperte chi è maestro ha diritto di visita in tutte le logge, non ha diritto di visita nelle logge coperte. Poi, caduto un po', tra virgolette, in disgrazia, fu Licio Gelli che la rianimò su ordine, in base alle direttive, del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e la fece diventare la loggia coperta, la loggia segreta per eccellenza, per antonomasia, si scrissero politici. Quando vennero scoperti gli elenchi degli iscritti a Castiglion Fibocchi negli uffici di Licio Gelli nel marzo del 1981, facevano parte di questa loggia giornalisti, politici, imprenditori, ministri, sottosegretari, anche del governo di Arnaldo Forlani, che si dimise aprendo la strada al primo governo laico della storia repubblicana con Giovanni Spadolini, presidente era all'epoca Sandro Pertini. Ora, scusate, però la loggia P2, di cui facciamo parte Berlusconi, Costanzo, Gervaso, eccetera, deve essere intesa come un'operatura della guerra fredda, come dobbiamo tornare al periodo in cui il mondo era diviso in due poli, tornare al periodo in cui c'era un polo occidentale filoamericano, un polo sovietico e un polo orientale filosovietico, dove il mondo in base agli accordi di Yalta nel febbraio del 1945 si era diviso in due sfere di influenza, una sovietica e una americana statunitense, dove gli americani avevano tutto l'interesse ad evitare che il comunismo venisse esportato in paesi dove ancora non si era fermato, che quindi cercarono di fare di tutto e di più per impedire questo e per impedire che nei paesi che facevano parte della NATO andassero al governo partiti comunisti. E poi si inserisce in questo periodo l'eurocomunismo di Enrico Berlinguer, che non piaceva né a destra né a sinistra, che non piaceva agli americani perché voleva staccarsi dal comunismo sovietico e quindi temevano che potesse entrare in un governo democratico in un paese della NATO. Non piaceva ai comunisti sovietici perché Berlinguer voleva giungere a un comunismo europeo che si distaccava da quello sovietico e quindi temevano anche che gli altri partiti comunisti europei seguissero questo esempio allontanandosi dalla mater sovietica. È vero che c'era che poi in Italia il comunismo fu un movimento interclassista e non fu un movimento leninista composto da rivoluzionari professionisti, tutto quello che vogliamo. Fatto sta che però la loggia P2 vive e opera durante la guerra fredda e che se il suo gran maestro Licio Gelli, sono in molti a sostenere che dietro Licio Gelli ci fosse un certo Giulio Andreotti, che tutta la storia italiana, ma se vogliamo dire europea e mondiale, che va dal 46 all'89-91 del secolo scorso del Novecento, deve essere vista tenendo ben presente, deve essere esaminata, analizzata e studiata avendo ben chiara una cosa: dal 46 al 91, all'89 quantomeno, fino a quando cadde il muro di Berlino, il 9 di novembre, si combatté una guerra fatta di slogan, una guerra fatta di propaganda, e che era la guerra fredda, dove gli Stati Uniti volevano prevalere sull'Unione Sovietica, e alla fine ci riuscirono con
Reagan, con Margaret Thatcher, con Giovanni Paolo II, con la strategia delle guerre stellari e dello scudo spaziale, e anche grazie a Gorbaciov, che voleva liberalizzare e democratizzare con la perestroika e con la glasnost un regime totalitario e dittatoriale, ma cercando di liberalizzarlo, come sostiene lo storico Piero Melograni, come sosteneva Piero Melograni, non ha fatto altro che dare il colpo di grazia a un sistema che era già alla fine. Ora, e quindi la stessa strage di Bologna si verifica poche settimane dopo la strage di Ustica. Poi dedicheremo delle live a Bologna via di Ustica. La strage di Ustica, dove un aereo della compagnia italiana 119 della Itavia parte dall'aeroporto di Bologna e scompare e viene fatto esplodere nei cieli di Ustica in Sicilia, abbattuto da un missile francese, da un missile della NATO che voleva colpire un aereo che stava trasportando Gheddafi. Forse c'era una bomba a bordo che esplose, qualcun altro dice, c'era una battaglia aerea fra due aerei e venne colpito da un aereo in modo involontario, eccetera. E forse c'è chi dice addirittura che la bomba nella stazione di Bologna venne messa per coprire, per mettere a tacere le voci sulla strage di Ustica. A Bologna ci furono 200 feriti e circa 95 morti, fu qualcosa di incredibile. Intendiamoci bene, una strage incredibile, una delle peggiori stragi che l'Italia ha mai visto. Ricordiamo che siamo in piena strategia della tensione, quella strategia che nasce, che inizia nel 69, il 12 dicembre, con la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, che continua con la strage di Piazza della Loggia a Brescia, con la bomba sul Trenitalia nel mese di marzo del 78, con il rapimento di Aldo Moro, che culmina con, poi abbiamo, se vogliamo, ci possiamo mettere anche Ustica, poi ci mettiamo la bomba alla stazione federale di Bologna, e poi secondo per esempio Adornato, questa strategia si concluderebbe solamente nel 92 con gli assassini, con gli omicidi eccellenti di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, che secondo Adornato, che è un intellettuale di sinistra, aprirebbero la strada al primo governo di destra, centrodestra della storia repubblicana, quello di Berlusconi, in coalizione con l'allora Lega Nord e l'allora MSI, Alleanza Nazionale. Quindi siamo in un periodo molto particolare, siamo in un periodo in cui la NATO, le organizzazioni militari, paramilitari, clandestine che si appoggiano alla NATO vogliono evitare che i comunisti vadano al potere nei paesi della NATO perché temono un effetto domino in altri paesi, e abbiamo visto tutti i danni che il comunismo ha cagionato e ha portato nei paesi della cortina di ferro, abbiamo visto come l'economia è stata letteralmente stravolta. Abbiamo visto come, per esempio, dopo una dittatura nazista e fascista, paesi come l'Italia e la Germania siano riusciti economicamente a riprendersi velocemente con il libero mercato, e anzi l'Italia ad attraversare un miracolo economico fra il 58 e il 63, e per non parlare della Germania Ovest, che perché allora la Germania era divisa in Germania Ovest e in Germania Est, la cosiddetta DDR, Germania Ovest filo americana occidentale, Germania Est DDR filo sovietica orientale, e faceva parte del polo orientale imperniato sul cosiddetto patto di Varsavia. E quindi la fase di Bologna viene in un particolare e un peculiare momento storico. Ora, tra l'altro, si è anche criticata la Meloni perché avrebbe detto che la strage di Bologna è stata opera, secondo le sentenze della magistratura, di esponenti di associazioni neofasciste, e c'è chi ha voluto vedere il fatto che lei volesse dire sì, sono stati, secondo la magistratura, neofascisti, ma neofascisti contro l'interesse delle associazioni di cui facevano parte. Ora, sicuramente la magistratura ha accertato quali responsabili, Valerio Giusto Fieravanti e Francesca Mambro, ma loro che erano i leader dei NAR, dei nuclei armati rivoluzionari, che nascono sì in una sezione romana dell'MSI perché non ritenevano troppo moderata, troppo accomodante la politica dei dirigenti missili dell'epoca degli anni 70, però è anche vero che Fieravanti e la Mambro hanno riconosciuto tutti i loro crimini tranne quello della bomba della stazione di Bologna. E anche sul fatto che la loggia P2 fosse mandante di quella strage, sebbene ci siano sentenze che lo dicano, per esempio Giovanni Orsina diceva che le sentenze possono indovinare come non possono indovinare. Ricordiamo, e questo lo dico da avvocato, che c'è una verità
storica e una verità processuale, la verità dei fatti e la verità che in base alle prove viene accertata durante un processo e si spera sempre che la verità processuale coincida con quella storica, ma purtroppo non sempre accade. Ci può essere in teoria, e qui non voglio dire che non sono stati i neofascisti a mettere la bomba alla stazione di Bologna, voglio solo dire che si tratta di sentenze giunte dopo decenni di processi, di indagini, di depistaggi, nell'ambito di un periodo della nostra storia che è molto scuro, in cui di tutti i fatti, tutti gli eventi che sono accaduti devono essere letti tenendo ben presente che si combatteva una guerra, la guerra fredda, fatta di slogan e fatta di propaganda, a differenza della grande guerra, prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale, combattuti invece sul campo di battaglia direttamente. E quindi occorre tenere presente tutto questo, occorre tenere presente che esistevano servizi segreti deviati, che in America, con la CIA, in Italia, che si voleva fare di tutto per combattere il comunismo, di tutto e di più, che la stessa P2 deve essere letta nell'ambito della guerra fredda come strumento per arginare il comunismo. Ricordiamo che in Italia esisteva il più forte partito comunista del mondo occidentale, che aveva più iscritti proporzionalmente a quello dell'Unione Sovietica. Ricordiamo che l'Italia paradossalmente ha avuto un ventennio di governo di regime fascista e poi, sebbene sia stato un paese repubblicano, democratico, stato di diritto, libera democrazia, ecco che ha comunque il più forte partito comunista di tutto il mondo occidentale, con una militanza incredibile, anche grazie, e questo bisogna riconoscerlo, all'intelligenza di un Togliatti, che modella il Partito Comunista Italiano del vecchio PC non sul dogma leninista del Partito Rivoluzionario, ma sulla socialdemocrazia europea, trasformandolo in partito interclassista, aperto a studenti, colletti bianchi, operai, intellettuali, eccetera, e non solo a rivoluzionari professionisti, a rivoluzionari di professione. E quindi siamo in un periodo molto particolare e secondo me Paolo Bolognesi ha fatto un intervento veramente scomposto, strumentalizzando per attaccare il governo da appassionario della sinistra un evento che invece è tragico e che merita di essere ricordato e non dobbiamo dimenticare che meritano giustizia assolutamente i familiari delle vittime della strage della stazione ferroviaria di Bologna. Il fatto che questo governo vorrebbe realizzare il programma della loggia propaganda numero 2, mi lascia un po' perplesso, perché io ho letto parte del programma di Rinascita Democratica. È vero che già Licio Gelli voleva un Parlamento monocamerale, che già Licio Gelli voleva un rafforzamento del potere esecutivo, eccetera. Però il fatto che il monocameralismo, il fatto che il potenziamento del potere esecutivo, il fatto che la separazione delle carriere, i test psico-attitudinali per i magistrati, parlo di separazione delle carriere nella magistratura, magistratura requirente e poi quella giudicante, o giudicante e requirente come si vuole dire, come dir si vuole, erano già punti del programma della loggia P2. Questo non vuol dire che perché fossero punti del programma della loggia P2 siano da ritenere programmi e sbagliati. Anche, ma, cioè, io ricordo per esempio che Franklin Delano Roosevelt, per risollevare l'America dalla Grande Depressione, con il suo New Deal, con il suo nuovo corso, scopiazzò il programma e le idee di Mussolini e del fascismo in Italia. Di un regime semitotalitario, di un regime liberticida che negava i diritti civili e politici, ma che con riferimento alla Grande Depressione aveva agito bene. Quindi, cioè, perché molto spesso si parla senza conoscere la realtà dei fatti. Io sono un avvocato penalista e la separazione delle carriere in magistratura è necessaria, è indispensabile, non è possibile che chi è chiamato a giudicare un imputato e che deve essere terzo e imparziale sia un collega dell'accusa, della parte che tiene l'accusa, della parte che chiede la condanna, che
che siano colleghi che si diano del tu, che abbiano il loro cellulare, che facciano insieme le cene, che magari vadano a cena fuori per feste, come feste tra colleghi, eccetera. Il processo si basa su un giudice terzo imparziale, una parte pubblica che l'accusa e una parte privata che è l'imputato. Poi ci può essere la parte civile, che è la persona danneggiata, offesa dal reato, danneggiata, che si costituisce per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Però non è possibile che chi era pubblico ministero, come io ho visto, dopo pochi mesi si ritrovi ad essere giudice, magari cambiando tribunale, e poi dopo 2 o 3 anni ritorno di giudice nel tribunale medesimo dove era stato prima pubblico ministero. Cioè, la separazione delle carriere è un privilegio che ha la magistratura e che deve essere, che è contro lo Stato di diritto. La separazione delle carriere, il fatto che fosse nel programma di Rinascita Democratica, di Licio Gelli, il fatto che lo voglia il centrodestra, che lo voglia la destra, è irrilevante. E chi fa l'avvocato, penalista soprattutto, difficilmente troverete un penalista che dice che è contrario alla separazione delle carriere. Se lo dice è perché è un passionario di sinistra, e ci sono anche questi, purtroppo. Però la separazione delle carriere è necessaria, è indispensabile, è un qualcosa che deve essere fatto. E gli stessi test psicoattitudinali erano previsti dal programma di Licio Gelli, può darsi, ma io stesso mi trovo a confrontarmi con magistrati, pubblici ministeri soprattutto, che a volte mi parlo con i miei colleghi, mi confronto con i miei colleghi e penso, ma queste persone, cioè, come hanno fatto a passare concorso? Cioè, bisogna conoscere la realtà dei fatti prima di dare dei giudizi, e senza pontificare, strumentalizzare un evento tragico e importante, tragico per i familiari delle vittime, come quello dell'anniversario della strage del 2 agosto 1980. È facile pontificare, accusare il governo che, secondo me, con riferimento alla giustizia, sta facendo delle cose buone. Ma per esempio, l'abolizione dell'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio era una norma palesemente incostituzionale. Voi forse, chi non ha studiato diritto penale, non può sapere che il nostro diritto penale si basa sul principio di tassatività. Che cosa vuol dire? Che la norma penale deve essere chiara, in modo tale da che una persona sa che cosa è penalmente lecito e che cosa non è penalmente lecito. E quindi, prima di commettere un'azione, sa se commetterà un reato o meno. L'abuso d'ufficio era una norma lacunosa, una norma poco chiara, che è suscettibile di svariate e diverse interpretazioni e che colpiva oltre misura tutti i sindaci di qualunque colore politico, sia di destra che di sinistra. La sua abolizione è stata, a mio vedere, molto giusta. Ma molto spesso ci sono reati come il traffico di influenze, criticato anche dal Foglio, uno dei quotidiani secondo me migliori in Italia, veramente riformista e liberale, dice ci sono reati che stanno impedendo ai politici di fare politica. Poi è facile attaccare Toti, attaccare i politici che insomma mangiano, che sono corrotti, eccetera, però ci sono leggi, chi non è del mestiere, io lo posso capire chiaramente, però c'è più che cercare di spiegarlo, di fare delle live per cercare di spiegarlo, per cercare di capire certe cose, io non posso fare, poi mi devo fermare. Quindi, veramente, non sono intervenuto subito sulla polemica di Paolo Bolognesi, ma sono voluto intervenire dopo, una quindicina di giorni dopo, perché veramente è stato un discorso sconsiderato, tant'è vero che Giovanni Orsina, un politologo di destra liberale, non certo neofascista o diciamo non certo uno che sogna il ritorno del fascismo in Italia, ha espresso idee che coincidono esattamente con le mie. L'antifascismo radicale fa il male dell'antifascismo perché obbliga, per esempio, il governo attuale di Fratelli d'Italia, dove Fratelli d'Italia, la parte del leone, a arroccarsi sulle sue idee e a rispondere piccato in modo inevitabile, come è stato fatto da Giorgia Meloni. Questo governo ha dei problemi con l'antifascismo, ha dei problemi a risolvere il valore, a riconoscere i valori e il valore dell'antifascismo. Non dice male Carlo Galli quando dice che Fratelli d'Italia oggi è un partito non fascista, ma neanche antifascista, e lo definisce afascista. Perché
questi attacchi beceri dell'antifascismo radicale, più radicale, non fanno sicuramente il bene della democrazia e aiutano quegli ambienti ancora magari nostalgici che si annidano, che si nascondono nel nostro governo a alzare la voce e a proteggersi davanti a un antifascismo radicale che non ha più ragione di esistere. Sono stato un po' più lungo di altre volte, 44 minuti, spero che vi sia piaciuta questa live e vi do appuntamento la settimana prossima con una live dove parlerò del patto Molotov-Ribbentrop. Grazie a tutti, buon sabato sera, buon weekend e a presto.